No, no, lasciali pure lì. Mi piace il fuoco. Grazie. Ricorda... A casa. Caporale St. John, sono il dottor Jimenez. St. John? Ehi, Doc, sono Deacon. Che posso fare per te? Ah, St. John, sì. Dovresti fare un salto in infermeria. Ah, problemi? Serve qualcosa? No, no, niente del genere. Voglio solo controllare quel braccio. Perché? Io sto bene, Doc. Con un ustione così, da stufa, non si deve scherzare. C'è sempre il rischio di un'infezione. Passa a trovarmi. È un ordine. Ok, Doc, d'accordo. Come vuoi, passo e chiudo. St. John, qui Curi, mi ricevi? Sì, capitano, eccomi. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. Signor sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali, ci si aspetta la presenza di tutti. Ricevuto, signore. Chiudo. Bene, il comandante adora i racconti intorno al fuoco. Non vedo l'ora. Ciao, Doc. Entra. Avanti. Siedete. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc.